Di soddisfacente non c'è nulla, nel senso che abbiamo perso una partita che sinceramente non meritavamo neanche di perdere, perché prendere gol su una punizione dove si apre la barriera e prendere gol così e sciupare quelle 3-4 situazioni create è un peccato perché come al solito siamo partiti col piglio giusto, abbiamo creato le nostre situazioni e poi al primo tiro in porta abbiamo subito gol. È normale che, come avevo detto pure in settimana, questo è un campo difficile dove abbiamo incontrato una squadra che in difesa, senza né leggere né scrivere, come conquistavano palla, non rischiavano nulla, verticalizzavano su, per non dire buttavano palla sulla punta, verticalizzavano subito la manovra con un lancio lungo per lunghi tratti abbiamo fatto il loro gioco perché poi ci siamo intestarditi per l'ennesima volta a fare la stessa cosa, ma noi non abbiamo poi giocatori come Jefferson che ti tengono palla davanti oppure altri tipi di caratteristiche, vedi Calderini o Mandeput che attaccano alla profondità, a parte Lisi, però non è questo quello che dovevamo fare, noi dobbiamo usare di fare quell'ultimo passaggio che ci è mancato. Lese è una delle squadre che statisticamente parlando ha fatto più gol su calci piazzati e sono bravi in questo. Al contrario, noi non riusciamo mai a renderci pericolosi, abbiamo battuto 7 calci d'angolo solo nel primo tempo, mai, non dico fare gol, ma almeno cercare di essere pericolosi. Il calci da fermo, il Pisa quest'anno non c'è niente. Guarda, è una caratteristica che a noi manca, manca perché se voi pensate che Sabotic ci ha fatto il primo gol sul piazzato quest'anno a Giana Erminio, e Lisuzzo credo che quest'anno ha fatto un gol e bene o male forse è uno dei pochi saltatori che abbiamo con Ingrosso che però non ha una statistica a riguardo importante, poi per il resto di saltatori noi non abbiamo. Stasera non si poteva neanche creare quelle situazioni che proviamo e riproviamo durante la settimana perché la Viterbese si è difesa sui calci piazzati tutti sotto la linea della palla, tutti in area di rigore. Hanno creato densità da metà portiere, addirittura sono passate due o tre palle vaganti dove non abbiamo sfruttato. Diciamo che questa non è una componente per noi favorevole, però sono mercoledì dobbiamo trascinare noi il nostro pubblico, come ho detto ai colleghi della TV, noi dobbiamo essere bravi a trascinare il nostro pubblico, che sicuramente sarà una bolgia mercoledì, ci sosterrà, però dobbiamo portarli noi dalla nostra parte. Ma Dobbiamo scusa, esatto, facciamogli le ultime 2 perché poi la squadra deve rientrare. fare una grande prestazione. Ho cercato di cambiare anche a partita in corsa alcuni componenti perché non riuscivano nell'uno contro uno ad andare via oppure a creare quelle situazioni che facciamo durante la settimana. La sostituzione di Mannini al primo tempo è figlia di una mancanza di entrata in partita totale del ragazzo e si vede che comunque gli mancava la partita. Però siamo fiduciosi e vogliosi di ribaltare. È stato lento, ci siamo mossi non in maniera, non ci siamo mossi con i tempi giusti. È vero che la Viterbese ha fatto una partita a chiudere tutti gli spazi e hanno speso tanto sotto questo aspetto. Però forse è meglio giocare con la pressione addosso mercoledì sera, perché se è scritto che questa squadra vada avanti fino in fondo lo deve dimostrare. E il risultato come sta? Lisuzzo, spero che stia bene mercoledì, come al solito lui è un giocatore esperto, non gli devo dire nulla, se mi dice che sta bene farà parte della partita. Programma della settimana, cioè di questi 3 Domani, giorni? dopodomani ci alleniamo e Domani, mercoledì ribaltiamo il risultato. Appena